Ciao amici di Gorizia TV. Allora, goriziani, state attenti per chi votate per le regionali. Fate molta attenzione e ascoltate Roby. Vai Roby. A casa del generale, siccome non c'ho tempo di andare in studio per fare questo servizio, volevo innanzitutto dirvi di stare molto attenti per chi firmate la delega perché vadano in regione a rappresentare le nostre problematiche. Allora, passo per il corso, chi ti vedo? Vedo delle persone che raccolgono le firme per essere delegate, per andare, gli servono 1000 firme per andare a, visto che ci sono le votazioni della regione, per andare in regione. Allora mi fermo, chiedo: ma voi per chi siete? Mi dicono il nome del partito, non ve lo dico perché mi secca colpirli, però io dico a voi goriziani che dovete stare molto attenti. Gli chiedo un attimo: sì, siamo qua a raccogliere le firme per questo partito, perché vogliono andare in regione. Allora gli chiedo un attimo: ma voi conoscete il consiglio comunale, sapete chi c'è e chi non c'è dentro? Mi dicono: no, non sapevano chi era in consiglio comunale. Allora io mi domando, no? Voi goriziani, ma starete attenti per chi firmate, che adesso loro hanno bisogno di 1000 firme, no? Per avere la delega, per andare per essere votati in regione, no? Ma allora, goriziani, state attenti per chi votate. Votate per le persone che sapete che daranno un aiuto alla città di Gorizia, ma non a persone che non sanno neanche chi è in consiglio comunale. Io ho detto: ma sapete chi era presidente del consiglio comunale? Non sapevano niente. Non so neanche, strano che non, peccato che non gli ho detto se sapevano chi è il sindaco di Gorizia, probabilmente neanche non sapevano. Allora vengono a prendere le firme perché noi deleghiamo queste persone e non sanno neanche chi è in consiglio comunale. Allora io dico: cari goriziani, state molto attenti per chi firmate per le persone che sapete che danno qualcosa alla città, non ai fanfaroni, ai leccadores, ai voltagabbana, a quelli che cambiano partiti destra e sinistra. Date a una persona veramente competente, a persone che fanno qualcosa per questa città. Abbiamo bisogno di persone con le anime veramente grandi che fanno qualcosa per la città, non come il consiglio comunale, quella che ti vuole mandar via perché non ti dice: lei non può filmare, signor Borges, lei non può filmare, non sa neanche chi è quella lì. Io mi domando, non c'è nessun divieto di filmare. Cosa ha detto il Presidente della Repubblica? Sono contro la censura dell'informazione. Lui stesso l'ha detta, anche l'Ordine dei giornalisti. Allora mi domando, a parte tutto, chi abbiamo noi in consiglio comunale? Signor sindaco, io penso che questa persona lei la dovrebbe esonerare, io dico, e voi goriziani dovete stare molto attenti perché l'informazione è una cosa molto importante. E adesso voi, come vi dico, voi votate chi volete, però state molto attenti per chi vi domanda le firme per andare in regione, perché ci saranno le votazioni regionali. Ecco, io chiudo qua, un grande saluto il mio generale che mi filma e mando un bacio a tutti. State attenti, cari goriziani, l'informazione è la cosa più bella al mondo e non siamo ancora in dittatura, che c'è questo blocco dell'informazione. Io ho 34 anni di storia della città, se mi avrebbero bloccato già all'epoca, voi senz'altro non avreste visto nessun filmino dell'epoca, e tutti stanno veramente contenti. C'ho filmini della Vasca del Sabato, dei consigli comunali, di Gorbaciov, Severnadze, Dubček e tutte queste persone qua, migliaia di visualizzazioni. Allora mi domando, goriziani, state molto attenti per le persone per chi votate per la persona veramente che voi vedete che darà qualcosa a questa città, ma se no, guardate, non state a votare. Intanto un grande salutone, generale la saluto, ecco la saluto, e signor sindaco, se ricordi, bisogna esonerare le persone che non danno niente in questa città. Un grande salutone, ci vediamo alle prossime, ciao a tutti.